Barone Vassallo, 4 ottobre 2022. Buonasera a tutti, buonasera nel vero senso della parola perché oggi abbiamo fatto tardissimo. Siamo in piena stagione lavorativa e diventa sempre più dura, ma andiamo avanti. Allora, c'è una cosa che bisogna cominciare a comprendere. Allora, sì, è vero. Internet ci ha dato tantissime possibilità, ci ha dato tantissime possibilità di scoprire notizie, leggere, informarsi. Però bisogna anche dire che in tutta questa cosa positiva ci sono anche cose negative. E le cose negative principali sono quelle persone che o lo fanno apposta o magari non comprendono appieno determinate notizie, determinate cose, e le riportano o fraudolentemente sbagliate, oppure perché non capiscono e dicono delle cose che non stanno né in cielo né in terra. Tra le cose che in questo momento più colpiscono è il paventato ritorno della Banca d'Italia. Abbiamo visto anche come il signor Grillo abbia fatto scena entrando nella sua macchina con una banconota da 50.000 lire, cosa che probabilmente ha messo un po' a tutti il dubbio, perché sappiamo che prima che si inventassero quella pagliacciata del sacro raffreddore, il signor Grillo scese dal Parlamento, credo che fosse, con un sacro feticcio che nessuno a quel momento comprese, ma poi dopo sappiamo tutti come è andata a finire, una sorta di messaggio subliminale. Questo messaggio subliminale che per molte persone è stato anche lo sbattere sul vetro della sua autovettura una banconota da 50.000 lire. Perché Grillo ha fatto questa manovra? E allora adesso con questa operazione quest'operazione con la quale molti credono che la Banca d'Italia sia tornata a battere valuta, e comunque sia una notizia falsa, e vi leggo perché. Vedo che ancora circolano video messaggi che asseriscono che la Banca d'Italia sia tornata ad emettere valuta per conto del Ministero del Tesoro. Questa notizia è, ahimè, falsa, e vi spiego perché. La Banca d'Italia, così come le altre banche centrali che compongono il SBC, il sistema europeo delle banche centrali della BCE, ha assegnato una quota annuale di banconote da stampare ad ogni nazione. Nulla di nuovo, non si tratta della fine o del divorzio tra Tesoro e Banca Italia, né tantomeno della emissione illimitata di moneta sovrana. Quindi, per chi aveva questa speranza, purtroppo non è così. Si tratta di emissione limitata annuale di euro. Tali disinformazioni sono messe in circolo dai soliti soggetti che, per incompetenza o per propria opinione, hanno veicolato per mesi la psyop di un Draghi sovranista. Quindi la verità è un'altra. Siamo alle solite di chi molto spesso capisce fischi per fiaschi, e purtroppo non è così. La Banca d'Italia non stamperà illimitatamente, comunque come faceva prima, la moneta per il paese.
tutto questo, però, devo essere sincero che c'è una notizia apparsa che purtroppo, come vi ho detto oggi, non sono riuscito ad andare a controllare, e verrebbe dal Senato della Repubblica, dalla pagina del Senato della Repubblica. Mi riservo di andarla a controllare. E qui si parla dell'accordo bilaterale tra Italia e USA sulla ricerca climatica, e il fatto che il capo di questa ricerca fosse Franco Prodi. Credo che sappiate con chi si è imparentato. Il ministro pro tempore della difesa Martino nel 2003 autorizzò le forze aeree USA e USAF a sorvolare gli spazi aerei dell'Italia. Le sostanze tossiche utilizzate per l'operazione di aerosol sono composte da metalli e polimeri, silicati, virus e batteri. L'alluminio è una sostanza neurotossica che danneggia sia il sistema nervoso centrale che i processi omeostatici cellulari. L'intossicazione da metallo produce un abbassamento delle difese immunitarie. L'alluminio uccide la flora batterica dei terreni e le piogge prodotte dalle scie chimiche cambiano il pH dei terreni. Ora, non so se tornare alla... Ecco, qui c'è un'interrogazione di risposta orale del 27 ottobre 2003 con il quale Ruzzanti e Sandi scrivono una lettera al Ministero della Tutela del Territorio, e parlando di appunto queste scie aeree, di queste scie chimiche con le quali si andrebbero a alterare, a cambiare alcune cose del clima. Ora, io torno a ripetere, non sono andato a leggere questa notizia che sembrerebbe essere apparsa nella pagina del Senato della Repubblica. Sinceramente non so se voi conosciate questa notizia nella pagina del Senato, io non ne sono a conoscenza e la riporto per come mi è stata girata, ma non credo che possa... Torno a ripetere, secondo me fa parte di quelle notizie storpiate un po' dalle persone che non trovano risvolti reali nella realtà. Io posso soltanto mettervi lo star del credere e posso soltanto dirvi che questa situazione in questo momento è di una assurdità praticamente che soltanto credo in questo paese si possa vedere. Stiamo assistendo alla costruzione di un governo con personaggi che vengono fuori dai meandri di 20-25 anni fa, nella migliore delle ipotesi, mentre dagli ambienti dragoviani nella peggiore delle ipotesi. Veramente io oggi sono senza parole, sto assistendo in silenzio a questa costituzione di governo, sto assistendo in silenzio a queste mutazioni, a questi cambiamenti, sto assistendo in silenzio a queste notizie che andrebbero realmente approfondite, andrebbero realmente ricercate, ma ne scarellano talmente tante che è davvero difficile starci dietro. Vedremo, torno a ripetere, io ho idea che quell'apparizione di Grillo con la banconota da 50.000 significhi qualcosa, ma ad oggi non riesco a comprendere cosa sia. Anzi, se voi avete delle idee, delle supposizioni, scriveteli qui sotto nei commenti. Mi interesserebbe molto questo argomento e naturalmente la vostra opinione. Ci vediamo domani. Ciao a tutti.